Ciao a tutti e ben ritrovati. Scusate la lunga assenza, ma ho avuto degli impegni, soprattutto con due casi che sto seguendo. Però ho deciso oggi di fare un video su un caso di cui in realtà vi ho già parlato precedentemente sul blog e che ho ripostato recentemente anche in molti gruppi sui vari social, ed è il caso del signor Duilio Saggio Civitelli. Un caso tutt'oggi irrisolto, un caso che ha subito diverse battute d'arresto fin dai primi istanti, nel momento in cui è stata aperta l'indagine, ed è veramente un caso molto misterioso. E in realtà i misteri, invece che, diciamo, diminuire nel corso degli anni, continuano ad aumentare ancora di più. Partiamo da quella triste domenica di 12 dicembre del 1995. Il signor Duilio Saggio Civitelli, come ogni domenica, era a casa, nella casa coniugale in cui viveva sua moglie insieme agli altri due figli, per, diciamo, stare tutti quanti insieme, passare una domenica insieme. Lui saluta il cane, saluta la famiglia, saluta la moglie, esce di casa, che sono circa le 16:30, si dirige alla stazione Ostiense, che in realtà è praticamente di fronte a questa abitazione in via, scusate, a questa abitazione è praticamente dietro la stazione Ostiense. In realtà si dirige, va all'entrata, acquista il biglietto, lo timbra e si dirige al binario 10 della stazione Ostiense. Su questo binario non ci sono, diciamo, transiti di treni, non c'è nessuno che possa notare qualcosa di sospetto, ma qualcosa succede perché poco dopo le 17 di quella domenica 12 febbraio del 95, il signor Duilio Saggio Civitelli viene trovato steso per terra in una pozza di sangue. Si pensa immediatamente che possa aver avuto un malore, abbia tentato di appoggiarsi al palo che si trova di fianco al corpo e che purtroppo a causa del malore non sia riuscito a tenersi e a scendere, diciamo, in modo lento o altro, e che abbia purtroppo battuto la testa morendo sul colpo. Questa ovviamente è la prima ipotesi che viene avanzata da chi arriva sulla scena del crimine, perché il corpo viene, diciamo, individuato da un macchinista di un treno che sta facendo manovra su un binario poco distante, che immagina ovviamente che ci sia stato un malore. Questo viene comunicato, di conseguenza questo viene preso in considerazione anche dalle forze di polizia intervenute immediatamente sul luogo. Il corpo viene fotografato, in realtà viene fotografato da giornalisti perché non vengono fatti i rilievi come se fosse la scena di un crimine, perché ripeto, pensano che si tratti di un malore, quindi le poche fotografie che abbiamo della scena sono le fotografie di un giornalista e di un fotoreporter. Viene, diciamo, coperto il corpo perché c'è anche una pioggerellina molto sottile. Viene coperto il corpo, tramite un giro di telefonate vengono avvisati anche entrambi i figli. Soprattutto il primo arriva sulla scena, rimane incredulo perché il padre non ha mai avuto alcun tipo di problema di salute, e anche quando arriva il secondo figlio rimangono entrambi increduli e dichiareranno infatti nell'immediatezza che non aveva assolutamente alcun tipo di problema di salute il padre. Il giorno successivo vengono invitati a presentarsi presso la medicina legale per capire, ovviamente dopo un'autopsia, se sia stato un malore e che tipo di malore. Il giorno dopo, lunedì 13 febbraio del 95, viene quindi disposta l'autopsia. Il medico legale va per fare l'autopsia e si accorge, subito dopo aver lavato via, diciamo, il corpo, i grumi e il sangue che c'era presente dietro la testa, si accorge che in realtà non c'è alcun trauma da impatto, ma che il sangue derivava da un foro che è un foro di colpo di pistola. Inizia quindi il caso dell'omicidio del detective, cosiddetto detective, Duilio Saggio Civitelli. Per capire però il caso e cosa possa aver portato a, diciamo, a questi avvenimenti, bisogna partire a monte. Chi era il signor Duilio Saggio Civitelli? Il signor Duilio Saggio Civitelli nasce il 20 febbraio del 1942 a Padova, ma in realtà lui cresce e vive sempre a Roma. Nella sua famiglia ci sono diversi giostrai che hanno alcune giostre in alcuni quartieri di Roma, specialmente nel quartiere Testaccio, quartiere dove lui spesso va anche per farsi fare dei vestiti su misura. Perché pochi dicono quello che in realtà è la verità dei fatti. Il signor Duilio da giovane è un bell'uomo, alto 1,75 m, con occhi e capelli castani. Un bell'uomo che ha anche del buon gusto nel vestire, infatti preferisce sempre farsi fare gli abiti su misura e le camicie su misura.
I misteri attorno alla sua vita nascono dal fatto che per anni ha fatto il venditore di elettrodomestici, o perlomeno questo è quello che sanno i figli. Lui raccontava di fare il venditore di elettrodomestici in quel periodo, che erano circa gli anni 60-70, in cui c'era il boom dell'acquisto di questi elettrodomestici. Non aveva senso andare a fare il venditore porta a porta in città molto grandi e quindi lui de aveva deciso con la sua auto di andare a vendere questi elettrodomestici tramite l'inserimento di ordini, ovviamente, in città delle Marche, dell'Abruzzo, in città difficilmente raggiungibili o che avevano difficoltà a raggiungere un negozio di elettrodomestici per rifornirsi con questa novità che permetteva di diminuire il carico di lavoro casalingo, specialmente per le donne. E quindi lui si recava con la sua auto, sparendo anche ovviamente per alcuni periodi di tempo, per recarsi a vendere. Questo lavoro e questa sua abilità di prevedere le necessità delle persone, specialmente in zone di campagna o in zone isolate, lo portano ad avere degli introiti molto alti rispetto agli altri colleghi venditori. Questo gli permette di avere introiti alti, quindi di poter in un certo momento ristabilirsi a Roma, trovare moglie, sposarsi, avere due figli, quindi era una persona molto oculata anche nella gestione dei risparmi e nella gestione dei soldi. A un certo punto smette di fare il venditore, decide di acquistare e di avviare un'attività di assistenza e manutenzione per gli elettrodomestici, non lontano dalla stazione Ostiense, anche in questo caso, perché rimane sempre lì in zona. Questo negozio gli permette comunque di avere abbastanza incassi da poter andare in una sorta di prepensionamento. Prepensionamento che lo portano ad avere, diciamo, una liquidazione molto alta, liquidazione che lui decide di investire in borsa. E a differenza di altre persone, riesce a investire in borsa in modo molto attento. Attento al punto da riuscire ad avere di che vivere e di far vivere anche i propri figli, tanto da poter anche acquistare per loro l'agenzia investigativa presente anche questa all'interno della stazione Ostiense. Stiamo parlando quindi di un uomo molto metodico, che sa come cavarsela nella vita, che sa dove puntare, diciamo, i suoi soldi per avere degli introiti, quindi non c'è in realtà, non ci dovrebbe essere in realtà, alcun mistero attorno alla sua vita lavorativa, perché i figli hanno tutta la documentazione di questo lavoro di venditore di elettrodomestici. Quindi ci si domanda a questo punto, cosa può essere davvero successo al signor Saggio Cividelli? Si pensa a una pista passionale. Perché la pista passionale? Perché in realtà lui era ancora sposato con la moglie, da cui aveva avuto anche due figli, ma aveva anche una compagna in realtà, perché all'epoca, nonostante ci fosse già in vigore la legge sul divorzio, diciamo che non era proprio visto di buon occhio che un marito chiedesse il divorzio nei confronti della moglie. E quindi per mantenere un po' le apparenze e per permettere alla moglie comunque di non avere difficoltà economiche e finanziarie, il signor Duilio Saggio Civitelli opta per non effettuare un divorzio nei confronti della moglie. E nel frattempo vive con una cosiddetta sua amante, amante che incontra durante il suo hobby, perché lui adora il modellismo di treni. La sua amante è la signora Tiziana. Lui va a vivere insieme a lei in una villetta a Santa Palomba, poco fuori Roma, e vivono lì insieme abbastanza felici, senza problemi, senza particolari difficoltà. La pista passionale viene seguita non perché la moglie possa essere gelosa nei confronti del marito, anzi, la pista passionale viene seguita perché la signora Tiziana era sposata con una persona dell'aeronautica militare italiana. Quindi si teme che questa persona, questo ex marito, possa aver agito nei confronti di Duilio per porre fine alla sua vita e forse cercare di riconquistarsi la moglie. Come sapete, il motivo passionale ancora oggi è molto frequente in determinate situazioni. Si cerca quindi di seguire questa pista. Alcuni misteri nascono proprio da questo, nascono dal fatto che il marito, ormai ex marito della signora Tiziana, è praticamente irreperibile e si pensa che quindi si sia dato alla macchia dopo aver commesso questo terribile omicidio. In realtà il signore viene fermato, viene portato per interrogatorio, viene interrogato pesantemente per diverse ore. Immaginatevi un interrogatorio fatto non con carezze e con sorrisi, un interrogatorio fatto in modo molto serio, al punto che questo militare
di grado, quindi un militare di carriera, riesce praticamente ad essere pallido, a tremare, a non sapere cosa rispondere, perché è praticamente sotto shock. Lui è quello che dà il via ad alcuni misteri sulla vita di Duilio Saggia Civitelli, perché tempo addietro l'aveva fatto seguire da un investigatore privato. Questo investigatore privato, non trovando informazioni sulla sua carriera come venditore di elettrodomestici, aveva lasciato intendere come ci fossero dei misteri attorno a questo signor Duilio. Investigatore privato che in realtà aveva visto come la vita di questo signor Duilio scorresse in modo tranquillo tra la passione per i trenini, per il modellismo dei treni, l'amante con cui viveva a Santa Colomba e la moglie e i figli con cui divideva l'altra parte della sua vita a Roma, vicino alla stazione Ostiense. Quindi in realtà nel momento in cui viene pedinato da questo investigatore privato non aveva assolutamente nulla da nascondere. Però lascia intuire che ci siano questi cosiddetti 20 anni di buio e di mancanza di una carriera vera e propria, cosa che non è in realtà proprio vera. Il militare viene sospettato, ma viene immediatamente escluso anche dai sospetti. Ma il militare dice anche un'altra cosa che, diciamo, congiunta insieme alla dichiarazione sui cosiddetti 20 anni di buio, cominceranno a far nascere il mistero non solo che fosse un investigatore privato, quindi che il suo omicidio fosse legato a qualche caso che seguiva, cosa non vera, perché il signor Duilio non si occupava dei casi. Al massimo ogni tanto insieme ai figli andava a fare qualche pedinamento per farli sentire al sicuro, ma niente di che. Il signor Duilio, un giorno avrebbe fatto una battuta nei confronti di questo ex marito della signora Tiziana e avrebbe detto di aver partecipato a una certa missione, diciamo, di pulizia dei servizi segreti effettuata all'estero, nel continente africano. E che da qui è nato in realtà, insieme, come vi dicevo, al discorso dei 20 anni, l'idea che lui fosse un agente dei servizi segreti. In realtà, molto probabilmente il signor Duilio lo aveva detto come scherzo, come battuta, per evitare di avere troppe domande, perché un altro, diciamo, un'altra qualità del signor Duilio era il fatto che era una persona molto riservata, non aveva piacere a raccontare i fatti suoi in giro, a parte quando si parlava di treni. Nel momento in cui si parlava di treni, era disposto a raccontare a tutti, in qualsiasi modo, anche con dettagli privati, anche quei viaggi all'estero fatti proprio per vedere la costruzione di ferrovie, per vedere treni esteri, per vedere come funzionano le ferrovie anche all'estero, per riuscire a fare i suoi modellini in modo perfettamente attinente alla realtà. Ma questo era l'unico ambito in cui lui svelava, diciamo, il suo mondo interiore, altrimenti non rivelava informazioni sue private alle persone con cui discuteva nel quotidiano. Ovviamente la questione dei tantissimi soldi e di tutti quei buoni del tesoro, buoni postali, buoni fruttiferi che vengono individuati, che sono veramente di cifre molto alte anche per l'epoca, portano gli inquirenti a pensare che il signor Duilio fosse coinvolto in qualche giro di strozzinaggio. In effetti c'era stata una denuncia nei suoi confronti qualche anno prima, denuncia che è decaduta perché lui è stato riconosciuto totalmente innocente ed estraneo ai fatti per cui aveva subito questa denuncia. Una donna lo aveva denunciato. Poco prima di morire era stato denunciato nuovamente da un'altra donna che probabilmente non voleva restituire la cifra che il signor Duilio le aveva prestato e lo aveva denunciato per un'attività di strozzinaggio. In realtà, l'udienza si sarebbe dovuta tenere di lì a poco, la signora nelle udienze non si è mai presentata e lui è stato assolto postumo anche da questa accusa, perché in effetti è venuto fuori che probabilmente l'accusa era non infondata, ma di più. Quindi la pista passionale viene abbandonata, la pista dei soldi viene abbandonata anche quella. Si sospettano addirittura i figli del signor Duilio che ci sia un coinvolgimento loro all'interno, diciamo, di questo omicidio, di questo caso, ma anche loro vengono ben presto assolti. Dopo però aver consumato diversi soldi della pubblica amministrazione per intercettarli. Per intercettare ovviamente tutti quei soggetti che erano vicini al signor Duilio. Queste sono le piste che vengono seguite. Per valutare però quale pista si sarebbe potuta e dovuta seguire in modo più approfondito e più attento, bisogna capire la dinamica dell'omicidio.
Come vi avevo scritto anche nel blog, inizialmente si parlava di una pistola calibro 9. È difficile però che una pistola calibro 9 riesca ad arrivare, trapassare la scatola cranica dal lato posteriore e arrivare a fermarsi fino all'altezza dello zigomo, facendo dei danni nella parte interna, senza però riuscire ad avere abbastanza frammenti da ricostruirla. Mi spiego. Questa pallottola si è aperta praticamente a rosa, il che vuol dire che nel momento in cui c'è stato l'impatto posteriore, tutto quello che c'è stato del proiettile si è aperto a rosa, distruggendosi nell'incontrare i vari organi, i vari tessuti, ed è difficilissimo riuscire a ricostruire per dare un calibro a questo proiettile. Si cerca però diciamo, di ricostruirlo sommariamente. E viene riferito che il calibro sarebbe, diciamo, di un calibro 38, di una sorta di revolver Astra Katyx. Questo è quello che viene riferito inizialmente per quanto riguarda il tipo di colpo. Il colpo sarebbe stato eseguito da dietro, quindi probabilmente il signor Duilio era effettivamente appoggiato a quel palo in piedi, magari stava pensando, stava riflettendo sugli affari suoi, quando è stato raggiunto da qualcuno in modo silenzioso, diciamo da dietro, che lo ha aggredito con questo colpo di pistola. Quindi stiamo parlando di una persona che si è avvicinata in modo silenzioso in una stazione col rischio di essere trovato, individuato. Quindi ha affrontato un rischio altissimo per andare a commettere questa esecuzione, perché stiamo parlando praticamente di un'esecuzione. Viene quindi da escludere la pista passionale, perché nella pista passionale, soprattutto nel momento in cui c'è un coinvolgimento tra due uomini, c'è una discussione precedente, c'è un litigio, c'è comunque un qualche cosa che avviene tra le due persone. Viene da escludere la pista dei soldi, perché avrebbe potuto agire in un momento in cui il signor Duilio Saggia Civitelli era magari più indifeso e c'erano meno rischi di essere catturati. Ad esempio, lui a Santa Palomba non era raro che prendesse la bici e andasse a girare anche in mezzo ai canneti, quindi sarebbe stato molto facile individuarlo e quindi commettere questa esecuzione. Vengono esclusi anche i figli perché non avrebbero avuto degli interessi. E soprattutto non avrebbero avuto i modi per eseguire questo nei confronti del padre, e soprattutto nei loro confronti non è mai emerso assolutamente nulla. Però in realtà ci sono delle cose che non tornano. Delle cose che non tornano e mi fanno ripensare alle parole di quel militare, anzi alle parole che il signor Duilio avrebbe riferito a questo ex marito della signora Tiziana e questo militare. Le parole più precise sono queste. Il signor Duilio avrebbe riferito al militare che a casa sua c'era un telefono a cui nessuno avrebbe mai dovuto rispondere perché era un telefono riservato esclusivamente ai servizi segreti. E soprattutto gli avrebbe detto di aver partecipato in una missione in Congo di pulizia per vendicare l'eccidio di Kindu. Se non lo conoscete, vi invito ad andare a, diciamo, a visionarlo. Cosa risulta interessante di questa pista dei servizi segreti? Risulta interessante che solo nel 2020 Fabrizio Peronaci, il giornalista e scrittore, riesce a individuare un identikit e colui che ha dato le informazioni di questo identikit ed era più precisamente un tassista. Un tassista che ha trasportato un soggetto e che aveva riferito a Peronaci quanto segue. Il passeggero all'altezza dell'Aventino mi ha soltanto detto che via Mercalli avrei dovuto imboccarla da via Bertoloni, percorrendo poi via Boscovic, al cui angolo con via Mercalli sarebbe sceso. Quindi io ho fatto via Veneto, via Paisiello, per raggiungere in via Bertoloni. Appena giunto all'angolo tra via Boscovic e in via Mercalli, prima che io girassi per quest'ultima strada, lo stesso mi ha chiesto di fermarmi all'angolo. L'uomo ha pagato con 15.000 lire, senza aspettare il resto, perché la corsa era di 14.400 lire, non ha aspettato il resto, ha preso e imboccato via Mercalli a destra e poi ha proseguito sul marciapiede sinistro. Questo soggetto era un uomo di circa 45 anni, alto 1,75 m, robusto, carnagione olivastro, capelli brizzolati, occhi scuri. C'è anche l'identikit. Questo soggetto non è mai stato identificato e si pensa che possa essere effettivamente coinvolto.
Il tassista, diciamo, nel frattempo ha cambiato vita, si è tirato fuori da questa storia, non vuole comparire pubblicamente, non gli posso dare tutti i torti, perché secondo me ha visto giusto che questo soggetto potesse essere effettivamente coinvolto. Potesse essere effettivamente coinvolto perché adesso vengo a spiegarvi altre due cose che ho individuato. Abbiamo quindi questo soggetto, molto agitato, con una borsa di Quilt, quindi del distributore, che tiene qualcosa nascosto dentro, che sembra molto nervoso, che dà indicazioni molto precise su quale percorso seguire, scende e va nella direzione compatibile sia per orario che per luogo con la stazione Ostiense e con quello che è successo al signor Duilio. Quindi una persona che agisce praticamente come un sicario. Quello che però non torna nella vicenda è che, come vi dicevo, non ci sono stati dei rilievi fotografici della scena del crimine. Molti reperti non sono stati trattati come prove, ma c'è un punto molto, molto importante che è la rivista. Nelle fotografie che vengono scattate da questo fotoreporter dell'epoca, ce n'è una in particolare, da dove si vede una rivista emergere dalla borsa che il signor Duilio Saggio Civitelli aveva con sé, ed è una rivista a tutto treno. Come sapete, io faccio le pulci a qualsiasi cosa e non mi arrendo al vabbè, semplicemente una rivista. Ero curiosa di capire che tipo di rivista fosse e quindi sono andata a fare le mie belle ricerche, soprattutto sul sito dell'editore, e ho controllato ogni singola rivista che è stata pubblicata fin dagli inizi e fino a quel momento, e in realtà anche quelle successive. Sono molto carine e interessanti. Quindi vi dicevo, mi sono spulciata tutte le copertine di questa rivista. Questa copertina non esiste. Ho contattato quindi l'editore, ho girato a loro, ovviamente ritagliata, la fotografia di questa rivista. L'editore mi ha risposto che non è una loro rivista. Quindi questa copertina, per come è impaginata, per i colori e la colorazione che ha questa rivista, non esiste. A quel punto mi è venuto il dubbio che ci potesse essere stata, diciamo, un'anomalia cromatica, che magari ci sia stato qualche ritocco effettuato dal fotoreporter. Quindi, da brava criminologa, mi sono messa a fare le mie ricerche e ho contattato, sono riuscita a individuare chi era il fotoreporter dell'epoca. Ovviamente l'ho stressato e ho ottenuto la risposta. Le fotografie, ovviamente, nel momento in cui si parla di cronaca, specialmente di cronaca nera, non possono essere ritoccate, possono essere fatte con angolazioni per evitare che si possano vedere, diciamo, delle immagini un po' cruenti o brutali, ma non possono essere ritoccate. Già all'epoca era difficile, nel 95, ritoccare delle fotografie. Nessuno si sarebbe messo in camera oscura a ritoccare delle fotografie, a fare delle differenze nelle colorazioni o altro, soprattutto perché questa foto è stata immediatamente data in mano alla polizia scientifica, proprio come rilievo fotografico, dato che loro non l'avevano fatto. E mi ha confermato che questa foto non ha subito alcun ritocco di alcun tipo. Quindi cominciano qui ad esserci delle stranezze. Le stranezze, quindi ricapitoliamo, sono questo soggetto con un identikit molto preciso che non viene mai individuato, di cui non si saprà mai nome e cognome chi era. Abbiamo la pista di questa rivista che non esiste. Abbiamo quella battuta sul fatto dei servizi segreti. Ma soprattutto abbiamo un altro punto molto importante. Non so quanti di voi conoscano l'ambiente dei cani. Se magari guardate ogni tanto dei video di addestramento di come funzionano determinate razze di cani, ci sono dei cani molto particolari. Tra questi cani che io reputo molto particolari ci sono i pastori tedeschi, ma anche i pastori Malinois. I Malinois, il pastore belga, è un cane molto particolare. Io lo definisco un cane che ha bisogno di addestramento, altrimenti diventa un cane ignorante e rischia di essere anche un cane molto cattivo. È un cane che ha bisogno di addestramento, ha bisogno di una persona di polso, ha bisogno di una persona che riesca a mantenerlo attivo. Il signor Duilio aveva un pastore belga. Questo pastore belga era il famoso pastore belga di nome Blu. Era un cane che passava con lui, con cui lui passava diverse ore al giorno, anche 2 o 3 ore al giorno, per mantenere un addestramento. Ma questo risulta importante non tanto per il cane, non tanto per il tempo passato insieme, ma per un altro risvolto. Stiamo parlando del 1995. Stiamo parlando di un periodo in cui avere un pastore belga, un Malinois,
diciamo, non è una cosa da tutti, è una cosa che effettua qualcuno, come ad esempio un ex appartenente ai servizi segreti, perché è un cane molto particolare che, vi ripeto, ha bisogno di addestramenti. Il Malinois è quel cane che oggigiorno potete vedere all'interno di molti video su vari social, su Instagram e non soltanto, che sono quelli che vengono utilizzati dalle forze di polizia o dalle forze speciali per, diciamo, individuare, esplosivi, per individuare droghe, per individuare vari tipi di sostanze, per anche individuare in alcuni casi, persone, più raramente. Però sono quelli che vengono utilizzati anche ad esempio quando c'è bisogno di avere l'avanzata, purtroppo anche a costo di perdere il cane, ma un'avanzata in caso di rischio di scontro con armi da fuoco. Vi faccio un esempio: in America vengono spesso, negli Stati Uniti vengono spesso impiegati anche per andare a sfondare un appartamento, un punto dove si può trovare un malvivente con un'arma da fuoco, per fare in modo di permettere alla SWAT di intervenire. Capite che quindi non è il cane da compagnia che qualcuno si può prendere, e soprattutto se il signor Duilio passava con questo cane 2 anche 3 ore al giorno, vuol dire che questo cane riusciva ad essere ben addestrato, ben equilibrato, ben centrato, per non essere arrivato a mordere o a fare azioni, diciamo, abbastanza violente. Tutto quanto messo insieme ovviamente mi porta a ritenere che la pista dei servizi, in realtà, che era stata inizialmente battuta e poi abbandonata, non sarebbe così da escludere. Ovviamente rimango in contatto col figlio, per chi dovesse avere dei suggerimenti, delle idee, dei pensieri, delle riflessioni da fare, lo può fare tranquillamente qui sotto nei commenti. Come sapete, sono sempre disponibile e aperta per qualsiasi valutazione. Vi ringrazio per aver ascoltato fino a questo punto e intanto vi auguro un buon weekend. Ci vediamo la prossima settimana con un prossimo caso. Ciao!